Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Peppe Vacca Collectibles con un nuovo video unboxing. Oggi sono felice di mostrarvi un grande recupero per la mia collezione Marvel di Hot Toys, il Movie Masterpiece 557 in scala 1:6, ovvero Thor tratto da Avengers Endgame, il Fat Thor o il Thor con la panza, come lo chiamano in molti. Sono molto contento di essere riuscito a recuperare questa doll del 2021 e ringrazio per questo il colossodeinerd.com, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Quindi cominciamo subito con l'unboxing, ragazzi. Iniziamo come sempre dalla scatola, che io trovo molto bella nella sua semplicità. Abbiamo questa rappresentazione di Thor a mezzo busto, che sembra essere realizzata ad acquerello, sembra dipinta con questi colori un po' particolari, mi piace davvero tantissimo. Qualche spruzzata di colore anche di rosso qua e là, e ovviamente il caratteristico fulmine di Thor mentre impugna lo Stormbreaker, rappresentazione che ovviamente va a prolungarsi fino al lato della scatola che vedremo fra poco. Questa immagine si interseca poi con il logo degli Avengers, quindi questa A, che fa un po' da sfondo, un po' invece viene in primo piano, quindi mi piace veramente tantissimo questo stile per questa scatola. Logo degli Avengers, del film Marvel Avengers Endgame al centro della scatola, mentre nella parte bassa Thor ed il codice Movie Masterpiece 557. Come vi accennavo, sul lato invece va a prolungarsi l'immagine che troviamo sul fronte, quindi con lo Stormbreaker di Thor, e mi piace molto che invece nella parte alta si intravede questo simbolo del Mjolnir, nella parte bassa invece sempre la A di Avengers. Sul retro della scatola, come per tantissime confezioni o toys, troviamo sempre i soliti warning e crediti, e possiamo vedere comunque che l'anno di questa figure è il 2021. Andiamo ad aprire la scatola, si apre in questo modo, eccolo qui, e già possiamo intravedere, scusate il riflesso della luce, possiamo intravedere Thor all'interno del blister. Adesso andiamo a tirar fuori tutto il contenuto dalla scatola e cominciamo ad esaminare gli accessori. Ed ecco qui l'intero repertorio, l'intera gamma di accessori che abbiamo a disposizione. Ci sono diversi effetti elettrici che ho lasciato all'interno del blister perché sono veramente tanti, che servono per creare l'effetto elettrico sia sulle armi che sul corpo di Thor, come vedremo fra poco. Abbiamo lo Stormbreaker ed il Mjolnir come armi, poi la classica basetta esagonale con relativi supporti e quattro paia di mani intercambiabili che diventano 5 poi con i pugni serrati che sono già di default sulla doll. Comincerei con l'analizzare la basetta, che è molto classica, esagonale per tutte le doll o quasi tutte le doll a tema Marvel di Hot Toys. Ha questo doppio pattern, ruvido da una parte mentre liscio in corrispondenza del logo degli Avengers, quindi la solita A, e anche una doppia se non tripla colorazione, rosso da questa parte mentre verde con sfumature di blu per quanto riguarda il logo degli Avengers. Al centro rappresentato il simbolo della triquetra, uno dei simboli principali della cultura nordica, in particolar modo vichinga. E nella parte bassa invece il logo di Marvel Avengers Endgame. Nella parte frontale, come al solito su uno dei lati dell'esagono, riportato il nome di Thor, molto semplice, bianco su nero. Nella parte posteriore, sempre della parte frontale, insomma, della parte superiore della basetta, troviamo l'alloggiamento per lo stick per le varie pose dinamiche. Abbastanza grande anche come diametro, più grosso rispetto alle normalissime doll, da accompagnare al solito morsetto che io, come sempre ragazzi, vi sconsiglio di utilizzare per non rischiare di rovinare il costume delle nostre doll. Procediamo adesso con lo Stormbreaker, che secondo me è un vero e proprio capolavoro, un accessorio non solo pesante ma anche molto ben realizzato. Il manico innanzitutto è ovviamente in plastica, ma gli effetti del legno della sua superficie sono resi veramente molto molto bene, sono scolpiti e non solo dipinti, non solo verniciati, quindi danno molto bene la resa del manico di legno. Mi piace anche molto questa parte con
questi rovi, queste radici che vanno ad abbracciare la parte metallica che secondo me anche sia scolpita che verniciata benissimo, con qualche puntina quella che come segno di usura del metallo, verniciatura metallizzata che viene molto fuori e molto riflettente della luce, quindi rende molto l'idea del metallo, e poi anche qualche sfumatura, soprattutto in questa parte con questi ornamenti nella parte centrale dello Stonebreaker, qualche sfumatura di oro che rende il tutto molto più vivo. Poi da notare anche le incisioni runiche che ci sono su entrambi i lati e anche in questa parte dello Stonebreaker, della lama, che riportano varie scritte in runico. Qui ad esempio forse riesco a leggere immortality, immortalità, onore, valore, cose del genere. Insomma, adesso sono un po' arrugginito per l'alfabeto runico, però dovrebbe essere più o meno questo. Poi ovviamente c'è la funzione di accensione delle luci, ovviamente alimentate a batterie. Qui si toglie questo coperchietto, vanno inserite tre batterie di quelle piccole che ovviamente sono in dotazione in questo vano, e poi tramite uno switch, un bottone qui in cima, si va ad accendere. Ora, con le luci spente, ragazzi, rende molto di più. Adesso c'è la luce ovviamente puntata sull'accessorio, ma vi assicuro che a luci spente rende veramente tantissimo. Poi magari vi faccio una ripresa con le luci spente, perché l'illuminazione è veramente bellissima, quella che viene fuori insomma da questo Stonebreaker. Comunque, molto soddisfatto di questo accessorio, veramente bellissimo, molto pesante. Vedremo poi come renderà equipaggiato al nostro Thor. Stesso discorso a livello qualitativo anche per il Mjolnir, che dà una buona sensazione di solidità e pesantezza, con il manico in plastica, con queste rifiniture argentate in rilievo, ovviamente sono scolpite. Ottima la fattura anche del pomello con queste decorazioni che mi piacciono da impazzire, e il laccio in pleather, quindi morbido e adattabile anche volendo. Se vogliamo inserirlo sul polso di Thor, possiamo farlo. Per quanto riguarda invece la parte del martello, della parte metallica, anch'essa a livello di painting è eccezionale. Guardate come riflette la luce, mi piacciono molto questi dettagli, anche qui nella parte superiore con queste scritte in runico che mi piacciono davvero tanto. C'è la possibilità ovviamente di illuminarlo. Al di sotto qui si trova il vano batterie, sempre con batterie che vengono ovviamente fornite da Hot Toys, e il metodo di accensione, come vedete, non c'è nessun tasto, ma questa cosa anche la adoro, perché basta girare il manico in questo modo e vediamo che effetto spettacolare. Poi ovviamente vi faccio vedere anche al buio, perché vi assicuro che rende molto di più, ma mi piace molto come è resa l'illuminazione con questa sorta di nube che va a riempire di blu il Mjolnir. Davvero molto molto buono il lavoro svolto per questo martello, probabilmente il Mjolnir definitivo. Non ho metodi di paragone, non ho altri Mjolnir, però mi sento di dire che è davvero un accessorio bellissimo. E adesso veniamo alle mani, e non nel senso che dobbiamo picchiarci, ma andiamo ad analizzare le mani intercambiabili fornite da Hot Toys. Come detto in precedenza, ne abbiamo 4 paia più i pugni serrati che sono in dotazione, già montati sulla doll che vedremo fra qualche istante. Le mani sono quindi di varia fattura, ci sono queste con il palmo completamente aperto e le dita distese, che sono sia dal punto di vista del painting sia per lo sculpt, secondo me, davvero eccezionali. Dettagli delle unghie, della venatura sul dorso della mano, le varie righe all'interno invece del palmo, anche varie sfumature per quanto riguarda la verniciatura. Assolutamente niente da dire. Oltre a queste abbiamo un altro paio invece sempre a palmo aperto, più in una posizione un po' più rilassata, e poi altri 2 paia che servono per afferrare invece Stonebreaker e Mjolnir. Questi con il pollice quasi completamente serrato, e invece questi con il pollice leggermente più alto. Nulla da dire, ottima qualità anche per queste mani. Non mi rimane quindi che mostrarvi gli effetti elettrici, che sono di varia tipologia e servono, come dicevo in precedenza, sia per
il body di Thor, sia per l'armatura sia per le armi. Una piccola chicca che vi mostro subito: sono munito di lampada UV e vanno a reagire, soprattutto questi dischi che vanno applicati poi sull'armatura di Thor, vanno a reagire ai raggi UV e, come vedremo, anche gli occhi di Thor. Quindi questa è una piccola chicca che magari vedremo ogni tanto in collezione quando vogliamo toglierci lo sfizio, però vi assicuro che rende molto, di persona rende ancora di più. A parte questo, abbiamo quindi diversi effetti, come per esempio questo da andare ad applicare allo Stormbreaker, che adesso non farò per motivi di tempo, o anche questo per la parte posteriore. Poi abbiamo l'effetto elettrico sempre per invece il Mjolnir, in questo caso, per metterlo magari in questo modo, insomma, come preferiamo. E poi invece questi sono i dischi che vanno applicati sull'armatura di Thor. Basta in questo caso andare a rimuovere questo pezzettino con un po' di cura. E poi anche questa parte, volendo, reagisce comunque ai raggi UV. Ma quindi o possiamo lasciarlo così per mostrare questa parte, oppure possiamo andare ad applicare questo effetto. E quindi immaginatelo pieno di questi effetti di elettricità, insomma, verrà veramente una gran figata. Quindi molto contento di tutti questi accessori, veramente una sezione accessori di tutto rispetto. A parte la basetta, forse, che avrebbero potuto fare qualcosina in più, però mi ritengo veramente molto molto soddisfatto. E siamo finalmente alla doll, che dal punto di vista estetico, ragazzi, a me restituisce un'ottima sensazione. Davvero mi piace tanto, anche perché è una delle versioni di Thor, del Thor cinematografico, che preferisco. Probabilmente non è la più riuscita da parte di Hot Toys, forse quella di il Thor di Infinity War è ancora un passo avanti, ma comunque il lavoro svolto per questo di Endgame è davvero, secondo me, eccezionale. A partire dall'head sculpt, che restituisce una somiglianza con Hemsworth davvero buona, che non è sempre molto semplice da riprodurre. In questo caso vanno ad aiutare molto i capelli lunghi e lo sculpt della barba, che trovo eccezionale. Capelli che mi preoccupavano un po' appena ho visto la doll già all'interno della scatola, perché temevo dessero una rigidità al collo e alla testa, che invece non trovo, perché sono morbidi. Scolpiti tra l'altro molto bene, perché come vedete ci sono vari ciuffi che sono scolpiti singolarmente con qualche treccina, sono molto irregolari anche nella parte posteriore, quindi la resa dei capelli è davvero ottima, anche per quanto riguarda il painting, che non è tutto uniforme, ma ci sono varie sfumature di un biondo, poi un biondo un po' più scuro, il castano, insomma, ottima la resa di entrambe queste parti. Anche la parte finale della barba, che credo sia molto delicato, quindi farò molta attenzione, è in plastica morbida, quindi capace di muoversi, ma la barba invece ovviamente è rigida. Poi la chicca che abbiamo visto anche sul costume è la reazione anche degli occhi ai raggi UV, magari inutile per molti, ma comunque è un'aggiunta apprezzabile. La cicatrice è in rilievo, quindi è anche scolpita, non è soltanto verniciata, e la resa del painting, sia degli occhi, della pelle in generale, io mi ritengo molto soddisfatto. Dicevo quindi che i capelli non vanno ad ostacolare troppo il movimento della testa, che quindi è libera di muoversi, oddio, non tantissimo, però poi nella sezione articolazioni andremo a vedere meglio anche questo aspetto. Passando invece al resto del corpo, è veramente bello, imponente. Già le braccia, le vedo, sono belle grosse, con questa texture che mi fa impazzire sia al tatto, comunque rimane molto rigida, se non fosse qui sulle spalle si ammorbidisce un po', ma è molto rigida e sembra dare appunto una sensazione di solidità. E le articolazioni sono un po' dure, ma le approfondiremo fra poco proprio per via di questa texture. Poi avambracci realizzati in plastica morbida, anche qui nulla da dire. E la vera rigidità della doll ovviamente su questa parte, che è ovviamente imbottita e non permette quindi un grande movimento. Qui è molto rigida questa parte, oddio, nemmeno troppo, però comunque è più rigida e quindi qui il movimento è veramente assente.
bella comunque in ogni sua parte, c'è qualche segno di usura qua e là in alcuni punti, soprattutto in corrispondenza dei margini, come vedete in questa parte bassa e qualche parte quella. Ovviamente anche nella parte dietro c'è una cura maniacale della resa dei materiali che mi piace davvero tanto anche in questa parte della cintura. E qui ovviamente c'è il vano batterie, perché vedremo fra poco che la doll può essere illuminata in queste parti qui dell'armatura. Poi andando verso il basso, pantaloni che sembrano essere in gomma, non riesco a distinguere se è pleather o gomma, ma sembra essere gomma o comunque un materiale elastico. Anche qui la resa è molto buona, ci sono delle texture differenti per la base, diciamo, del pantalone e poi alcune altre zone come queste con varie cuciture. Le ginocchia invece hanno un altro tipo di tessuto, questo, una sorta di appunto tessuto, non so dirvi di che tipo sia. Così come la parte degli stivali che invece è in gomma. La resa estetica e anche la sensazione di solidità e stabilità che dà questa doll mi piacciono davvero tantissimo, proprio in senso generale, in linea generale, ha un'imponenza e una resa estetica davvero ottime per quanto mi riguarda. Poi c'è la funzione, ovviamente non dimenticavo il mantello, ragazzi, ma ve ne parlo fra pochissimo. Vi faccio vedere prima la possibilità di illuminare la doll. Adesso ovviamente ho messo le batterie che sono fornite da Toys e portato il pulsantino sul on. Poi ovviamente basterà togliere questi coperchi, come abbiamo visto, e volendo possono anche essere messi questo, ok. Ve ne tolgo solo due giusto per farvi vedere, ragazzi. Possono essere messi vari effetti che quindi si illumineranno di blu. Quindi resa anche di questo particolare molto molto buona. Non ci sono altre parti della doll che si illuminano, quindi il meccanismo, diciamo, è soltanto qui in questa parte. Poi andiamo a spegnerla per parlare appunto come ultima parte, come ultimo elemento del mantello, di questo rosso vivo, verniciato, cioè un colore molto bello, molto vivo, che si esalta molto sul nero, sui grigi delle tonalità del resto della doll. Non ci sono segni di usura, purtroppo, o di sporco che avrei gradito. Ci sono soltanto queste parti ai due lati del mantello, destro e sinistro, che sono semplicemente colorate, verniciate, insomma, non c'è nessun segno, nemmeno sulla base, come così non c'è nessuna traccia di cablaggio. Quindi il mantello scende molto bene, non ha particolari problemi, tutte queste pieghe, insomma, di differente natura, come vedete qui è diverso dalle parti laterali, per esempio, però non c'è cablaggio in nessun modo. Comunque sia, ragazzi, io vi dico, averla in mano cioè mi restituisce una bella emozione, insomma, mi piace davvero tanto. Vediamo se nel posing adesso ci sarà qualche problema vista la rigidità di cui vi parlavo in precedenza. Diamo un'occhiata veloce alle articolazioni, ragazzi, anche se in minima parte ne abbiamo già parlato. Testa che quindi è libera di ruotare su entrambi i lati, di andare in basso fin qui e in alto più o meno fin qui e anche lateralmente. Butterfly joint alla spalla, anche se un po' limitata. Non c'è la rotazione del bicipite, braccio che può andare in alto superando la linea orizzontale e anche all'indietro. Può salire la spalla più o meno fino a qui, non ho voglia di forzarla oltre, con articolazione a cricchetto. Doppia articolazione al bicipite, anche se fa molta fatica a salire, anche qui non voglio forzarla, ragazzi, ma comunque è abbastanza limitata. E ovviamente peg normale per il polso e la mano. Come vi dicevo, massima rigidità in questo punto, quindi non si può piegare in avanti né all'indietro, né ovviamente ruotare sui lati. La mobilità è data dal bacino che può ruotare minimamente lateralmente, anche in questo senso. Gambe che non riescono a venire su più di tanto, come vedete, né in avanti né all'indietro, sia per il materiale sia per appunto sempre lo spessore che c'è in questa parte del ventre. Doppia comunque articolazione al ginocchio che permette di superare i 90 gradi e articolazione anche libera per quanto riguarda la caviglia. Vediamo adesso un paio di confronti. Come vedete in collezione fa la sua figura,
Accanto a Doll, a caso in questo caso della Marvel, abbiamo Iron Man Mark 46 di Civil War, Captain America missione 2012 da Endgame, Doctor Strange dal multiverso della follia, Visione da WandaVision e Black Panther Original Suit 2.0. Molto bello, secondo me, tra l'altro non è ancora nemmeno in posa, ma fa la sua figura davvero in collezione, resta comunque a livello di altezza sugli standard di Iron Man e Captain America, mentre è un po' più alto rispetto agli altri. Qui invece lo vediamo con Hulk di Avengers, quindi non c'entra nulla, e Iron Man Mark 85, però nella sua posizione inginocchiata che tutti conosciamo, Thanos ovviamente da Endgame, e il fratello Thor, sempre da Endgame. Anche in questo caso fa la sua figura, è molto bello per quanto mi riguarda vederlo insieme a tutti gli altri. E quindi, ragazzi, non vedo l'ora di fare un po' di pose e poi metterlo in vetrina. In conclusione, ragazzi, su questo Thor c'è veramente poco da dire, e quando c'è poco da dire significa che fondamentalmente la doll mi è piaciuta. E questo è il caso, perché questo Thor è realizzato secondo me in modo egregio, sono anche di parte perché è una delle mie versioni preferite, se non la mia versione preferita del Thor cinematografico. L'unica pecca, l'unico difetto, macro difetto che posso riportarvi è l'estrema rigidità della doll e la poca posabilità. Anche se capisco questa caratteristica, perché comunque stiamo parlando di un Thor dalle fattezze un po' particolari, con questa imbottitura ad andare a ricreare la pancia, poi il sistema di illuminazione interno che non permette la mobilità del torace, non permette la rotazione o il piegamento in avanti o indietro. Quindi diciamo che non mi piace, però lo giustifico. Realizzazione degli accessori impeccabile in ogni dettaglio, così come degli effetti, illuminazione sia nel Mjolnir che nello Stormbreaker, così come in Thor stessa, perfetta per quanto mi riguarda. Bella anche la chicca della reazione degli occhi di Thor ai raggi UV. Quindi ragazzi, io davvero non posso dire nulla di particolarmente negativo per questa doll, mi piace un sacco, mi piace l'head sculpt, la realizzazione dei capelli e della barba. Spero e sogno una versione 2.0, magari con capelli innestati, anche la barba innestata, sarebbe veramente fantastico. E penso che lì non potrei veramente rinunciare a una versione del genere. Per il resto, utilizzo dei materiali anche abbastanza azzeccati, proporzioni perfette, mantello ottimo. Quindi ragazzi, mi è piaciuta, nulla di particolare, questa è la mia opinione. Fatemi sapere invece voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, le solite cose le sapete, iscrizioni, mi piace e quant'altro, quindi non c'è bisogno che ve le ripeta ad ogni video. Ci vediamo come sempre a un prossimo contenuto. Ciao, ragà, a presto!